Sul display del Trimble Earthworks è possibile attivare anche la mappatura. Cosa vuol dire? Vuol dire che in planimetria, sul profilo e nella vista in sezione, nel momento in cui noi iniziamo a lavorare, è possibile vedere tramite dei colori se abbiamo scavato più del necessario, andando a una quota inferiore a quella di progetto, oppure se stiamo scavando a una quota più alta. Vedete che nelle aree dove ho scavato troppo, il software mi fa vedere queste aree con una macchia azzurra. Dove invece mi manca ancora materiale da scavare, il software mi fa vedere queste aree con una macchia rossa. Nel momento in cui invece scaviamo alla quota corretta, facciamo un altro tentativo perché con la tastiera è molto difficile. Ecco, potete vedere che in queste zone avrò delle aree verdi. Vuol dire che in quest'area ho scavato alla quota di progetto. Rosso devo ancora scavare. Blu, ho scavato troppo. Basta portarsi su quest'area, vedete che anche nel menu, nella visualizzazione di profilo, avrò la quota a cui ho scavato che è inferiore rispetto alla quota di progetto, evidenziata col colore blu. Il software mi farà sempre vedere l'ultima passata che io faccio con l'escavatore, a meno che tenendo premuto il tasto del mapping, dirò all'applicazione di farmi vedere solo ed esclusivamente le quote più basse per ogni posizione. Tenendo premuto sarà anche possibile resettare la mappa. Ed ecco che i colori sono spariti. Un'altra funzione molto bella, che è una funzione a pagamento perché è Advanced Mapping, è la possibilità di aggiungere la superficie del terreno esistente, cioè prima di eseguire lo scavo. Vediamo cosa succede. Come vedete, c'è una superficie dell'esistente anche nel nostro emulatore dell'escavatore. Io dovrò andare poi a scavare per raggiungere la quota di progetto. Sul Trimble Earthworks ho la possibilità di vedere, prima di iniziare lo scavo, quali sono le aree dove devo scavare, vale a dire le aree rosse, e quali sono le aree dove dovrò riportare. Vedete anche dall'emulatore che c'è la superficie di progetto che va oltre all'esistente. Sul nostro display queste aree compariranno con la colorazione azzurra, cioè dovrò riportare materiale. In rosso dove dovrò scavare, idem anche sul profilo e sulla sezione. Cosa succede nel momento in cui io inizio a lavorare?
che se vado a scavare in queste aree, Trimble Earthworks mi andrà ad aggiornare i colori, vale a dire mi andrà ad aggiornare la superficie dell'esistente. Faccio un altro scavo. Come vedete, mi fa vedere in blu altre zone dove dovrò riportare materiale. Riportare perché ho scavato troppo. Lo posso vedere dalla planimetria, ma lo posso vedere anche dal profilo e dalla sezione. Oltre ai dati di produzione della macchina, identificati da questa superficie che io mano a mano andrò a creare con il dente della Ben, ho la possibilità anche di andare a rilevare dei punti con il dente della Ben. Se per caso il topografo di cantiere non è presente in cantiere, ha bisogno delle coordinate di un punto, in maniera molto semplice, cambio magari schermata, l'operatore potrà andare su un punto, per esempio deve rilevare questo punto col lato destro della penna, al software dice lato destro e con questa icona memorizzerà un punto. Ecco che il software ci farà vedere dove si trova il punto e il nome. Tutti i punti memorizzati sulla macchina saranno poi elencati in un file di Excel che si potrà scaricare con la chiavetta USB o troveremo nella TCC o nel Works Manager.